Che ne dite di scoprire come sarebbe stato The Amazing Spider-Man 3? Prima però ricordate di iscrivervi a EveryEye Plus, attivando anche la campanella degli avvisi. Ormai sappiamo tutti che i due Amazing Spider-Man sono i più deboli della filmografia ragnesca. La doppietta girata da Mark Webb non è riuscita a centrare il punto, nonostante un ottimo Andrew Garfield protagonista. Dopo il flop del secondo capitolo, la Sony aveva quindi deciso di fermare la saga, per poi scegliere di optare per la partnership con il Marvel Cinematic Universe. Ma quali erano le idee iniziali della Sony per quanto riguarda The Amazing Spider-Man 3? Stanno attualmente uscendo diversi rumor e indiscrezioni sulla questione, perché forse un terzo capitolo era già davvero nei piani. Scopriamo assieme cosa avremmo potuto vedere nel film. Intanto, il secondo capitolo si era concluso con una tragedia enorme. Goblin aveva gettato Gwen Stacy nel vuoto e Peter non era riuscito a salvarla. Una fine tragica, che avrebbe aperto ad un terzo capitolo carico di rabbia e rimpianti. Molto importante era anche il finale, perché apriva all'arrivo dei Sinistri 6. C'era infatti un uomo che passava davanti a vari congegni che richiamavano appunto le iconiche tute dei villain di Spidey. Si vedevano i tentacoli di Octopus, le ali dell'avvoltoio, l'esoscheletro di Rhino. Questo dopo aver parlato con Harry Osborn del progetto e di come Rhino avrebbe potuto dare inizio all'esperimento Sinistri 6. Mark Webb di recente ha anche parlato del fatto che avrebbero voluto creare uno spin-off proprio sui Sinistri 6 prima del terzo capitolo. Una strana idea, visto che il supergruppo di cattivi nasce proprio per liberarsi di Spidey, eppure sembra proprio che i piani fossero questi. Una sorta di film delle origini del sestetto, magari introducendo altri personaggi. Tra questi sicuramente l'avvoltoio, dato che si era visto il suo costume tra i tanti del sotterraneo. Ma c'era già un altro personaggio pronto a tornare per guidare i Sinistri 6. Norman Osborn. L'attore che lo interpretava, Chris Cooper, ha infatti rivelato che c'erano grossi piani nei suoi confronti, nonostante la sua morte nel film. Pare infatti che avessero girato una scena con la testa di Norman congelata e pronta a tornare in vita in qualche maniera. Un elemento ai limiti dell'horror, che però avrebbe dato al pubblico un Green Goblin davvero particolare. I piani erano quindi quelli di avere Norman Osborn come principale villain di The Amazing Spider-Man 3, magari proprio a capo dei Sinistri 6. E Gwen Stacy? Sembra ci fossero piani anche per lei e che non riguardassero flashback. Se ne sta parlando tanto, ma pare fosse già quasi realtà all'epoca, riportarla in vita e farla diventare Spider-Gwen. La sua morte avrebbe segnato un punto di svolta enorme nella vita di Peter, e quindi avrebbero dovuto giocarsela molto bene per resuscitarla. E quale modo migliore di farlo se non adattando una delle saghe più iconiche dell'Uomo Ragno? Stiamo parlando proprio della saga del clone, che quindi avrebbe preso vita in The Amazing Spider-Man 3. A darci il primo indizio era stato Dennis Leary, interprete del capitano George Stacy. Nel 2015, quando la conferma della cancellazione era già sicura, si era sbottonato sul terzo capitolo, dicendo di essere deluso proprio perché sapeva che sarebbe tornato nel sequel, grazie ad una formula chimica scoperta da Peter che gli avrebbe permesso di riportare in vita le persone care. Proprio per questo gli era stato detto che il capitano Stacy sarebbe tornato. Una piccola conferma arriva anche dalla fuga di notizie del 2014 che aveva colpito proprio la Sony. Nei documenti trapelati i dirigenti Sony parlavano infatti di riportare in vita Gwen Stacy, adattando elementi della saga del clone proprio dalla serie Ultimate. Ultimo indizio in questo senso è una scena tagliata da The Amazing Spider-Man 2, in cui ci sarebbe stata un'altra resurrezione, per così dire, e cioè quella di Richard Parker, padre di Peter. L'uomo si sarebbe presentato a suo figlio affermando di essere effettivamente sopravvissuto alla sua presunta morte e di aver vissuto in segreto per anni. Una scena direttamente ripresa dalle pagine della Ultimate Saga del Clone. Come ben sappiamo, quella scena fu quindi cancellata da The Amazing Spider-Man 2. Il suo lascito, però, indica chiaramente in che direzione sarebbe andato il film successivo. Proprio come nei fumetti, Peter avrebbe presumibilmente scoperto che suo padre Richard in realtà era un suo clone invecchiato. L'unica cosa ancora poco chiara è se sarebbe stato Peter a scoprire la formula, oppure se qualcuno, magari proprio Norman Osborn, gliel'avrebbe fatto credere. Norman avrebbe poi sfruttato sia Gwen che il padre per destabilizzare Peter, convincendolo prima a pensare che fossero sopravvissuti in qualche maniera per poi rivelargli la verità, oppure facendogliela scoprire tramite il clone del padre, rivelatosi in realtà un se stesso invecchiato.
Tutto questo con i Sinistri 6 sullo sfondo. Tantissima carne al fuoco quindi per il terzo capitolo, che avrebbe sicuramente avuto bisogno di un minutaggio ampio per raccontare bene tutto, soprattutto con la presenza di Spider-Gwen, un elemento in effetti importante per aiutare Peter a sconfiggere i Sinistri 6. Di loro avevamo già alcune certezze. Rhino, Green Goblin, Avvoltoio, Octopus, probabilmente il Goblin di Harry e magari il Lizard, così da completare il sestetto. E magari la sfida contro di loro avrebbe avuto i cloni delle persone care come posta in gioco. Oppure la formula stessa, che Peter avrebbe capito essere troppo pericolosa e che quindi, seguendo gli insegnamenti dello zio Ben, avrebbe alla fine distrutto. C'erano comunque tanti problemi già prima di dare inizio alla produzione del terzo capitolo. Andrew Garfield infatti non ha mai nascosto che sul set non si era trovato per niente bene. Garfield non ha apprezzato la gestione del suo personaggio da parte della Sony e sembra che questo abbia fatto incrinare i rapporti in vista di un terzo film. Gli scarsi guadagni del capitolo precedente hanno comunque avuto un ruolo piuttosto importante nella decisione di fermarsi, ma nonostante ciò la Sony era decisa a proseguire, magari trasformando The Amazing Spider-Man 3 in un film animato e continuando con due film sui Sinistri 6. Tutto questo per poi far tornare Garfield nel quarto capitolo sulla sua saga diviso in due parti. Si sta tuttavia parlando davvero di congetture. Non siamo infatti a conoscenza di sceneggiature pronte o comunque di idee concrete sullo sviluppo. Sono solo tanti puntini che se uniti ci portano a pensare ad un film di questo tipo. Film in cui magari sarebbe stata presente anche Mary Jane Watson interpretata da Shailene Woodley, perché infatti in una scena tagliata del secondo capitolo era presente anche lei. L'avremmo quindi forse ritrovata nel terzo film come nuovo interesse amoroso di Peter dopo il lutto per la morte di Gwen. E voi invece avreste voluto questo The Amazing Spider-Man 3? Vi sarebbe piaciuta la trama? Fatecelo sapere nello spazio commenti.